siamo nella parte del salone dedicato alla piccola e media editoria, ma ancora di più, siamo nella parte dove ci sono gli editori nati da meno di 24 mesi. E l'incubatore, un progetto nato 8 anni fa, dall'idea di voler valorizzare queste piccole realtà e voler dare loro voce all'interno di quella che è sicuramente la più grande vetrina in Italia. Dunque qui si riunisce tutta la parte più innovativa e più creativa dell'editoria italiana al momento. In realtà non solo italiana, perché quest'anno sono ben due le case editrici estere, e già in passato una casa editrice brasiliana era stata presente all'incubatore. In questi anni questo progetto è cresciuto, abbiamo voluto dare non solo la possibilità a queste case editrici di presentarci, sì, ma di far conoscere loro quello che è il panorama e la filiera del libro. Abbiamo così creato una striscia business, una serie di incontri che si tengono tutti i giorni alle 12, dove questi piccoli editori possono incontrare e conoscere tutti i soggetti necessari e importanti dell'intera filiera. Incontreranno così le librerie indipendenti, le biblioteche, ma non solo. Incontreranno infatti gli uffici stampa, perché per loro è importante farsi conoscere ed essere presenti sul mercato. Senza avere un buon ufficio stampa vuol dire non riuscire ad arrivare ai lettori. Ecco perché dunque questi incontri professionali, ed ecco perché il nostro impegno per cercare di farli crescere e farli crescere con le spalle larghe nel mondo dell'editoria. Alla nostra destra, ad esempio, vediamo la sala nell'incontro di oggi della striscia business, appunto con gli uffici stampa di piccole e medie case editrici italiane.